oggi non è più solo un problema di immagine, è che l'immagine si riferisce, si ripercuote sui mercati azionari in modo immediato e imprevedibile. L'idea di imporre il rispetto dei diritti umani direttamente alle imprese, senza passare per gli stati, è una rivoluzione gigantesca. Le banche sono tutto nel mondo, ma la banca sta dietro le quinte, quindi si è trovata sorpresa. È divertente vedere, come ci è capitato, le reazioni di alcuni importanti top manager delle banche quando sono state chiamate come complici. Cioè, ah, voi finanziate Lukashenko. E l'atteggiamento delle banche è stato divertente perché è stato di meraviglia. Cioè, ma come? Noi che c'entriamo? Noi non è che finanziamo questi qui, noi vogliamo sapere, noi forniamo i soldi allo Stato. E allora il discorso diventa difficile. Allora, quando è che lo Stato è tutto canaglia o lo Stato è solo lo Stato e poi c'è chi dentro lo Stato è una canaglia? Il problema si apre. Comunque si è aperto. In totale i casi che abbiamo analizzato sono quasi 300, di cui appunto la metà coinvolgono istituzioni finanziarie internazionali e banche. In generale questi 300 casi ovviamente riguardano tutti violazioni o presunte o reali di diritti umani da parte essenzialmente di imprese multinazionali. Però appunto anche banche, istituzioni finanziarie internazionali, agenzie di credito esportazione, anche agenzie di assicurazione. Per quanto riguarda invece i diritti umani più violati, ovviamente è complesso identificare, come si sa, insomma, dal punto di vista giuridico, cioè, quali diritti umani possono essere violati in questo caso dalle imprese. Quindi ovviamente sotto il diritto alla vita si rientra quasi tutto. Quindi con diritto alla vita possiamo dire dalla libertà di movimento al diritto appunto delle popolazioni indigene, alla libertà anche di espressione, oppure anche ovviamente il diritto alla salute, quindi a un ambiente sano. Ci sono banche italiane come per esempio Unicredit che si sono ritirate alla svelta da un grande progetto di pipeline, la famosa Baku-Tbilisi, che è una grandissima Azerbaijan. Azerbaijan con una lunghissima pipeline petrolifera, perché il comportamento delle imprese che realizzavano il progetto violava tutte le forme più basi dei diritti umani, e in particolare una cosa che succede sempre, cioè quando tu realizzi una grande infrastruttura devi spostare la popolazione. Nei nostri paesi abbiamo delle garanzie, cioè li rimborsiamo, gli forniamo un altro luogo dove vivere e tutto. In questi paesi, come in Cina, si dice semplicemente dopodomani fate le valigie, è già molto se vi troviamo una casa da un'altra parte. Vengono poi costretti a vivere comunque in un altro luogo, in un'altra località, ma comunque appunto in qualche modo limitati anche nei movimenti. Quindi la libertà di movimento viene comunque violata prima, ma anche dopo. Insomma, questo di solito e accade, abbiamo visto per questo prodotto, ma accade costantemente, soprattutto in Africa, appunto in Latino America. Noi abbiamo un sistema bancario, come si è rivelato nella famosa crisi economica del 2008, che ha una grandissima debolezza strutturale e internazionale. Le nostre banche sono spesso dei pezzetti piccoli di grandi mosaici, quindi il loro ruolo è forzatamente un ruolo piccolo. Si parla di quello che loro fanno, ovviamente noi abbiamo una delle... Lo sappiamo bene, una delle industrie di armamento più importanti del mondo, però poi le armi vengono vendute triangolarmente, quindi tu pensi che vengano vendute agli Stati Uniti, non sai che gli Stati Uniti triangolarmente le vendono non so a chi, e questo è un primo problema. Però che le nostre banche siano mediamente, come posso dire, capaci o presenti su scacchieri internazionali, su progetti grandi, come lo sono le altre, certamente no. Solo Intesa e Unicredit hanno una struttura, ma se poi vai a guardare scopri che anche lì possiedono partecipazioni più o meno maggioritarie in banche di moltissimi altri paesi. Ma se vai a guardare gli accordi che hanno con queste banche, ti accorgi che queste banche, faccio l'esempio dell'Unicredit e della Turchia, o dell'Unicredit e alcune banche dei paesi Stan, di quei paesi intorno dell'Asia ex sovietica, ti accorgi che la loro partecipazione è finanziaria, ma la loro voce in capitolo nella decisionalità è molto modesta. Ma comunque è bene che tutti sappiano che l'Italia è l'unico paese
in mezzo a molti paesi in via di sviluppo, che non possiede una commissione diritti umani, cioè un organo cui il cittadino si può rivolgere in caso di violazione. Ce l'hanno tutti.